Papà Castaro, abbiamo un invito per te a nome di tutta l'orchestra. Sei invitato a un concerto eccezionale di tre artisti eccezionali, eccezionalmente di passaggio su quest'isola. Il concerto inizia immediatamente. Gran concerto con i tre grandi artisti Kalin, Grignot e Benjamin in un repertorio delle loro composizioni. Bravi! E con quali strumenti vi esibirete? Prima armonica, Grignot! Primo organetto, Kalin! Primo tamburello, Benjamin! Sembrate i musicanti di Brema. I musicanti di cosa? Mi domando se è un complimento. Ora vi racconterò la loro storia, poi deciderete voi se è un complimento o no. I musicanti di Brema. Un uomo aveva un asino che lo aveva servito per lunghi anni, ma al poverino cominciavano a mancare le forze. Non mi resta che vendere la tua pelle. È ora di partire. Diventerò un musicante di città. Che cos'hai da lamentarti così, amico? Il mio padrone mi voleva sopprimere perché sto diventando vecchio. Divento ogni giorno più debole e non posso più andare a caccia. Allora sono scappato. Ascolta, io sto andando a Brema, dove conto di diventare musicante di città. Vieni con me. Ma come mi guadagnerò da mangiare adesso? Fatti prendere anche tu dalla musica. Io suonerò il liuto e tu batterai sul tamburo. Che cos'è che ti addolora tanto, vecchio mio? Come posso essere felice se la mia vita è in pericolo? Sono avanti negli anni, ho i denti consumati e preferisco dormire vicino alla stufa piuttosto che correre dietro ai topi. Così il mio padrone vorrebbe affogarmi. Vieni con noi a Brema, conosci molto bene la musica notturna. Diventerai come noi due musicante di città. Ci stai straziando le orecchie, piangi per il tuo destino? La mia padrona ha degli ospiti a casa e ha deciso di cucinarmi per cena. Perciò canto con tutte le mie forze finché posso respirare. Che pessimista sei. Vieni piuttosto a Brema con noi. Hai una bella voce e quando faremo musica tutti insieme, il nostro concerto avrà un gran successo. È sera quando arrivano in una foresta. Allora decidono di passare lì la notte. L'asino e il cane si mettono sotto un grande albero. Il gatto ci si arrampica e il gallo va ad appollaiarsi sulla sua cima. Intravedo una luce da lontano. Deve esserci una casa. Allora affrettiamoci. Questa situazione lascia molto a desiderare. Qualche osso con un po' di carne intorno non mi dispiacerebbe affatto. Così decidono di dirigersi verso la luce. Cosa vedi, vecchio mio? Vedo una tavola imbandita con cibo e bevande. E tutti intorno dei briganti che mangiano e ridono. Proprio quello che farebbe al caso nostro. E così pensano uno stratagemma. Mi è venuta un'idea, amici. L'asino poggia le zampe anteriori sulla finestra, il cane sale sulla schiena dell'asino, il gatto su quella del cane e il gallo con un colpo d'ali arriva sul dorso del gatto. I briganti fuggono spaventati nella foresta. Ce l'abbiamo fatta. Così i quattro compagni possono godere dei loro avanzi. Spegniamo la luce e andiamo a dormire. Io mi stendo su questa morbida paglia. Io mi sistemo dietro la porta. E io dentro il camino, vicino alla cenere ancora tiepida. Quanto a me, mi appollaio su questa trave. Tutto tranquillo, non ci sarà niente di cui avere paura. Tu, va per lustrare la casa. Prima di tutto cerchiamo di fare un po' di luce. Ecco qui due carboni ardenti per accendere il mio fiammifero. Tieni, molto brigante, presti questo! E anche un bel morso! Amici, in quella casa c'è un'orrenda strega che mi ha graffiato la faccia con le sue unghie. E un uomo, da dietro la porta, mi ha ferito col suo coltello. E nel cortile c'è un mostro nero che mi ha colpito con un bastone. Davvero? E non è tutto. Sul tetto c'è un giudice che ha gridato: questo brigante sarà catturato. E così sono scappato di corsa ed eccomi qua. Da
allora i briganti non osarono più avventurarsi in quella casa e i quattro musicanti di Brema si trovarono tanto bene che non vollero più uscire da lì. È proprio vero che la vita degli artisti è pericolosa. Sì, però adesso il gallo, l'asino, il gatto e il cane fanno una bella vita. E tutto questo perché all'inizio i quattro erano fuggiti da chi li riteneva troppo vecchi e intendeva sbarazzarsi di loro. Però anche se vecchi non hanno avuto paura dei briganti. La forza dell'amicizia supera ogni difficoltà. Bravo, Grignot. Ma che cosa ti è successo? Si è trasformato in papà Castor.